In psicologia dello sviluppo, il termine sviluppo si riferisce ai cambiamenti che avvengono nel corso della vita di un individuo, quindi dal concepimento alla morte. Questi cambiamenti riguardano tutti gli aspetti dell'essere umano, ovvero lo sviluppo fisico, per cui la crescita corporea, lo sviluppo del cervello, la maturazione dei sensi e delle capacità motorie, lo sviluppo cognitivo, quindi l'acquisizione di conoscenze, l'abilità di pensiero, il linguaggio, il problem solving, lo sviluppo emotivo, la crescita della capacità di provare, gestire le emozioni, formare relazioni, sviluppo del senso di sé, e lo sviluppo sociale, quindi l'apprendimento delle norme sociali, lo sviluppo di relazioni con gli altri e ovviamente la capacità di inserirsi nella società. Lo sviluppo è un processo complesso e dinamico, influenzato da una serie di fattori che interagiscono tra di loro. Fattori biologici, quindi la genetica, la struttura cerebrale, il temperamento innato, ma anche i fondamentali fattori ambientali, quindi le esperienze personali, le relazioni con la famiglia, con la società, con la cultura e con le condizioni socio-economiche più ampie. Secondo la prospettiva del ciclo di vita, quindi appunto la prospettiva della psicologia dello sviluppo, una prospettiva che vede lo sviluppo come un processo che non si conclude con l'adolescenza, ma che continua per tutta la vita. E appunto secondo questa prospettiva ogni fase della vita presenta sfide e opportunità uniche. E gli individui continuano a imparare e a cambiare per tutta la vita. Quindi ci sono alcuni punti chiave da tenere a mente. Lo sviluppo è innanzitutto un processo individuale, perché ogni persona segue un proprio ritmo di sviluppo e ha delle caratteristiche uniche. Lo sviluppo è influenzato da molteplici fattori, non c'è una causa singola che determina lo sviluppo di un individuo. Lo sviluppo è plastico perché il sistema nervoso è in grado di cambiare e adattarsi per tutta la vita, ovviamente maggiormente nell'infanzia, e questo lo vedremo in seguito, ma comunque per tutta la vita. Il fatto che il sistema nervoso in età infantile sia più plastico, sia maggiormente plastico, non significa che in età adulta non lo sia più. E poi lo sviluppo è influenzato dalle esperienze. Quindi le esperienze che un individuo fa durante la sua vita possono avere un impatto significativo sul suo sviluppo. La psicologia dello sviluppo è una branca affascinante e complessa della psicologia che ci aiuta a comprendere come le persone crescono e come cambiano nel corso della loro vita. Per questo motivo è una disciplina utile per tutta una serie di professioni, non soltanto per gli psicologi, ma anche per gli insegnanti, per gli educatori, per gli operatori sociali e anche per i professionisti della salute in generale, in genere. Il termine sviluppo può avere diverse accezioni a seconda del contesto in cui viene utilizzato. In generale, fa riferimento a un processo di cambiamento che porta a un aumento di complessità, organizzazione e funzionalità. Adesso, in psicologia abbiamo visto che appunto lo sviluppo fa riferimento ai cambiamenti fisici, cognitivi, emotivi e sociali che avvengono nel corso della vita di un individuo e che sono influenzati da una serie di fattori, tra cui la genetica, l'ambiente e le esperienze personali. E quindi anche un'altra definizione ci è utile, proprio perché rientra in questa definizione dello sviluppo, in psicologia dello sviluppo, anche la genetica. Ed è la definizione che vediamo nella biologia, per cui lo sviluppo si riferisce al processo di crescita e maturazione di un organismo vivente dall'embrione all'individuo adulto. Questo processo comprende una serie di eventi complessi, tra cui la divisione cellulare, la differenziazione cellulare e la morfogenesi. Questa appunto è una definizione che ci è utile perché una parte della psicologia dello sviluppo va proprio a studiare anche lo sviluppo prenatale e quindi anche tutto quello che riguarda
la genetica e lo sviluppo appunto dei geni e la loro influenza poi su quello che è il bambino.